Perché a Bruxelles i leader dell'Unione Europea e gli altri capi di governo sono così preoccupati per il referendum che si terrà in Italia il 4 dicembre? Sono preoccupati per due ordini di motivi. Uno, che è, come ha detto il commissario Moscovici, l'Italia ha bisogno di riforme e anche se questa riforma forse non è quella perfetta, non è quella ideale, è comunque giudicato qui un passo avanti verso la semplificazione del funzionamento della macchina statale e governativa in Italia. Il secondo motivo è quello che c'è il terrore sacro della instabilità, cioè l'Italia è un grande paese, terzo paese dell'euro, ha grandi difficoltà economiche, perché questo è indiscutibile. E adesso con questo governo è stato aperto un dialogo che procede con molte difficoltà, ma sta procedendo e diciamo ormai le parti si conoscono. Il governo italiano conosce i brussellesi e a Bruxelles i commissari, il presidente della commissione ormai conoscono bene Renzi e in particolare il ministro Padoan, verso il quale c'è grande fiducia. La paura che possa vincere il no al referendum è una paura forte perché la prospettiva è che salti tutto un sistema. Se salti il governo Renzi, si apre un nuovo periodo di incertezza, magari lungo, che possa portare a nuove elezioni con una vittoria incerta o po addirittura potrebbe portare al governo il Movimento 5 Stelle, che è la seconda forza politica del paese in questo momento, ma che è vista a Bruxelles come forza populista e non affidabile, diciamo. Comunque sia, bisognerebbe riaprire un discorso da zero con personalità nuove, con politiche nuove, cosa che indebolirebbe il lavoro fatto fino ad adesso. E questo è il motivo per cui a Bruxelles si cerca cioè, si spera che vinca il sì al referendum. Non tanto per i contenuti, non tanto per un affetto verso il governo Renzi, quanto per una stabilità di governo e dunque di confronto.